Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, benvenuti sul canale 80 di Rossini TV. Vi raccontiamo un bellissimo evento al quale abbiamo partecipato mercoledì 13 presso la sede della Confcommercio di Pesaro. In primo luogo i ringraziamenti a Manuel Zocca che ci permette di andare in onda col suo supporto tecnico. Sono stati affrontati degli argomenti interessantissimi per quello che riguarda il consumo responsabile di bevande alcoliche. Le conclusioni le lasceremo al questore di Pesaro, dottor Raffaele Clemente, che nel suo intervento finale ha davvero dato degli spunti interessantissimi che poi sono ripresi anche nelle interviste che gli abbiamo fatto. Vi vogliamo porre solo alcune piccole considerazioni riguardanti, per esempio, dei numeri che abbiamo evinto dalle relazioni. Considerate che nella nostra città ci sono state 387 incidenti stradali nel 2023, di cui 5 mortali, nella maggior parte dei casi dovuti proprio all'uso e al consumo di sostanze stupefacenti e di bevande alcoliche oltre i limiti. Ma poi sicuramente un dato interessantissimo è questo: il 15,4% dei giovani fra 11 e 17 anni fa consumo di sostanze alcoliche, il 30,7% della popolazione italiana consuma alcolici fuori dai pasti. E poi l'80% degli marchigiani uomini consumano bevande alcoliche e il 60% delle donne, che sono dei dati maggiori rispetto a quelli nazionali. Il problema quindi è assolutamente da affrontare, le modalità ci sono, gli interventi che vi faremo adesso seguire, grazie alle interviste che abbiamo realizzato, ci faranno davvero chiarezza e daranno la possibilità di comprendere come governare al meglio questo fenomeno che incide così tanto nella nostra vita. Amerigo Varotti, l'oggetto dell'incontro di oggi è molto importante. Bere responsabilmente significa affrontare la vita, affrontare il sociale in maniera molto più consapevole e con la possibilità poi che ci siano meno pericoli e meno danni. Quindi è un'iniziativa meritoria di Confcommercio che conferma la sua volontà di incidere profondamente anche nella vita civica degli italiani. Sì, il problema della movida alcolica, il problema del degrado delle nostre città, che spesso è dovuto all'abuso di bevande alcoliche, deve essere assolutamente affrontato. Noi che siamo l'associazione dei pubblici esercizi e quindi ci sentiamo in qualche modo coinvolti, essendo il bar, il ristorante, spesso la discoteca, il luogo dell'incontro di giovani e non giovani e che spesso in queste occasioni fanno abuso di alcol, ci teniamo molto a questo tema, a questo problema. Un problema che ha dei risvolti di carattere sanitario, che ha dei risvolti di carattere sociale e anche purtroppo, se guardiamo i tanti incidenti che avvengono nel nostro paese e vediamo che giovani e non giovani spesso sono con dei tassi alcolemici più alti di quello che sono le previsioni di legge. Per questo noi riteniamo che il tema vada affrontato con severità, con serietà e con continuità attraverso progetti di formazione e informazione. Non è che con una semplice legge si risolve il problema, perché le leggi già ci sono. Ci vuole formazione coinvolgendo tutti gli attori del sistema nazionale, quindi dalle scuole alle famiglie, alle associazioni di vario tipo e vario genere, per far capire ai giovani ma anche ai non giovani la possibilità di vivere una vita non in preda all'alcol, una vita più tranquilla, divertirsi in maniera consapevole e creando anche i presupposti per una vivibilità nelle nostre città che sia più bella di quella che oggi spesso e volentieri in molte città dobbiamo sopportare. Per questo abbiamo coinvolto in questo progetto, che ormai ha alcuni anni, l'Associazione Nazionale Magistrati. Noi abbiamo coinvolto l'Istituto Alberghiero, ma pensiamo durante l'anno di fare tante iniziative con il mondo della scuola e con il mondo delle associazioni, perché ripeto, il problema a nostro modo di vedere si risolve con la formazione e l'informazione. Per quanto riguarda poi i pubblici esercizi, ovviamente noi faremo una campagna continuativa durante l'anno per informarli, anzi per reinformarli su quelli che sono i divieti imposti dalle leggi, quindi il divieto di somministrare alcolici sotto i 18 anni,
e qui c'è un illecito amministrativo, ma c'è anche l'illecito penale se la somministrazione avviene sotto i 16 anni. Gli orari in cui non è possibile somministrare alcolici, quindi faremo questa continua campagna di informazione. Però mi piace anche ricordare che c'è un problema di abusivismo commerciale. Purtroppo si parla tanto di rave party, no? di tante iniziative non autorizzate, lì non c'è nessun controllo da parte delle autorità di pubblica sicurezza e quindi noi martelleremo costantemente le istituzioni sul rispetto delle norme e delle leggi anche per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi. Agnese Truffelli, vice direttore di Confcommercio Pesaro Urbino, in una veste oggi anche molto autorevole di moderatrice dell'incontro. È un incontro che si pone una finalità importante, perché quando si parla di bere responsabilmente si affronta un tema che tocca davvero da vicino tantissimo. Esatto, è un evento nazionale lanciato dalla FIPE, che è la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, che è la maggiore rappresentativa a livello nazionale dei locali, dei pubblici locali, quindi bar, ristoranti e pub eccetera. Quello che noi oggi vogliamo lanciare è un appello al bere responsabilmente, cioè al bere di qualità, il che vuol dire nel trovare il giusto equilibrio tra quella che deve essere la movida, quindi il divertimento, quindi anche l'allegria della città, a quello che deve essere in realtà poi il rispetto non solo dei residenti ma anche di tutte quante le attività commerciali che ne fanno parte. Quindi noi oggi proponiamo un modello vincente di pubblico esercizio che diventa presidio sì di socialità ma anche presidio di sicurezza e quindi di qualità. Noi chiederemo oggi tutte quelle che sono delle normative nazionali che vengano ovviamente rispettate insieme alle ordinanze locali, ma che diventino però un connubio, un equilibrio, un fare rete tra quelli che sono i ragazzi, quindi dell'alberghiero, i ragazzi che usciranno, diventeranno datori di lavoro piuttosto che dipendenti all'interno dei nostri locali, ai locali stessi che diventano presidi di sicurezza e infine al consumatore finale che deve con piccole norme, piccole regole riuscire a garantire non solo la qualità del bere, quindi del poter scegliere gli esercenti di fiducia e di qualità, ma anche quello di rispettare la città dove si vive e si abita. Sì, infatti la coabitazione fra il divertirsi e farlo in maniera responsabile, senza poi creare danni, è fondamentale. E in questo sicuramente l'iniziativa di Confcommercio, che come abbiamo detto è a livello nazionale, ha un ruolo importante, perché far conoscere il tema significa poi poterlo affrontare meglio. Esatto, esatto. Noi abbiamo avuto quest'estate anche molte polemiche legate appunto alla movida, piuttosto che a delle attività che non erano a norma, eccetera, eccetera. Noi quello che vogliamo fare oggi è lanciare un messaggio forte, che le nostre attività di Confcommercio, di FIPE, sono attività regolari, sono attività molto attente alla qualità e al consumatore finale, sono attività che promuovono anche un'attività all'interno di una fase informativa e conoscitiva di quelle che sono le normative e assieme ai ragazzi e assieme a tutti coloro che vogliono usufruiscono di questi locali riescono a cooperare con i residenti, con le attività commerciali accanto e con le città dove risiedono e dove investono. Quindi un messaggio molto forte di cooperazione, di coabitazione, senza tralasciare però quello che deve essere naturalmente la vivacità di una località e quindi di una città. Agnese, buon lavoro, lo sarà sicuramente. Grazie, grazie mille a voi. Riccardo Pozzi, Bere Responsabilmente, un bellissimo progetto che vede in sinergia l'amministrazione comunale, l'amministrazione pubblica e le associazioni. Sì, hai detto bene, una bella sinergia, una sinergia che continua rispetto anche a un altro progetto proprio che si sta concludendo in questi mesi, si chiama Be Responsible, e che abbiamo portato avanti come amministrazione comunale di Pesaro insieme all'università, insieme a Croce Rossa, alla questura, alla prefettura. È un lavoro che ha coinvolto 1000 studenti, su cui però non è sufficiente fermarsi lì, occorre continuare e progetti come questi vanno nella direzione giusta, proprio perché se si vuole intraprendere anche quel cambiamento culturale, che soprattutto quando ci si mette alla guida su un utilizzo responsabile dell'alcol, bisogna continuare a lavorare giorno per giorno, in particolare coinvolgendo i giovani, ma non solo, anche responsabilizzando le attività, anche facendo il lavoro proprio sinergico come tavoli di questo tipo servono. Avvocato, è già stato detto da Agnese Truffelli, che organizza questo convegno insieme a Confcommercio, insieme al presidente Varotti, sono tante le leggi che regolamentano l'utilizzo delle bevande alcoliche negli esercizi pubblici e nei bar.
Sì, è proprio così e questo fa sì che i pubblici esercizi siano dei, noi amiamo definirli, dei veri e propri presidi di legalità. Il consumatore quando viene all'interno di un pubblico esercizio sa che gli viene somministrato dell'alcol ma seguendo determinate norme, determinate regole che sono poste proprio per tutelare il consumatore. E, quindi l'esempio classico è l'obbligo che ad esempio è previsto per gli esercizi che sono aperti anche oltre le ore 24, devono avere l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti un cosiddetto alcol test per far sì appunto che il consumatore sia posto nelle condizioni di poter misurare il proprio tasso alcolemico prima di mettersi eventualmente alla guida. E questo diciamo, va sottolineato il fatto che altri esercizi che non sono abilitati alla somministrazione di bevande alcoliche non hanno, non sono soggetti alle stesse norme. E questo fa sì dunque che a nostro avviso i temi ad esempio della mala movida di cui spesso si parla a nostro avviso non sono alimentati da una somministrazione di bevande alcoliche che avviene secondo le regole, secondo le norme, ma semmai appunto da altre tipologie di fenomeni che invece alimentano il consumo di bevande alcoliche in strada, in piazza, nelle vie, dove appunto il consumatore è solo e non è sottoposto alla supervisione del titolare di un'attività o dei dipendenti. Quindi a nostro avviso, e questo è un po' il senso anche di questo incontro di oggi, è quello di cercare di mettere insieme un po' tutte gli stakeholder, ma anche appunto istituzioni, studenti che sono poi, essendo studenti di scuole alberghiere, gli attuali consumatori e i futuri, si spera, diciamo, titolari di esercizi di somministrazione di bevande alcoliche, proprio per cercare di trovare delle soluzioni per contemperare un po' tutti quelli che sono gli interessi in gioco. La Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi è impegnata in prima persona in questa campagna di educazione all'utilizzo alla somministrazione delle bevande alcoliche. Bevande alcoliche che hanno anche una valenza importante dal punto di vista proprio economico. Quindi riuscire a trovare il giusto equilibrio fra consumare l'alcol e consumarlo in maniera responsabile significa effettivamente, significherebbe risolvere tanti problemi. Ma diciamo che lo stato di fatto delle cose, in realtà negli pubblici esercizi dove c'è la somministrazione di alimenti e bevande difficilmente c'è un abuso di alcol, perché diciamo che il cliente che viene all'interno di un ristorante, di un bar, non è che va in cerca dello sballo. Molte volte viene qui, viene per regalarsi un momento piacevole, quindi sono molto diligenti, anche e soprattutto ultimamente, da quanto è scattata la patente a punti, cose varie, l'alcol diventa un problema per molti, soprattutto se uno lavora con la macchina. Quindi diciamo che sostanzialmente il problema nella gestione dell'alcol, nelle attività pubbliche in generale, non ci sono. Poi ci sono delle... diciamo in qualche modo delle cose fuori misura che vengono, ma molte volte se vai a analizzare le questioni che sono successe anche in estate così, molte volte l'alcol non l'hanno nemmeno assunto all'interno delle attività, ma anzi hanno procurato in maniera autonoma per conto loro e poi magari sono finiti alla fine a fare l'ultimo bicchiere in un bar o in un ristorante in cui ci sono stati problemi poi. Però ecco, sostanzialmente, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è uno strumento per tutelare in qualche modo e garantire che l'uso dell'alcol nelle nostre attività sia dato e distribuito in maniera corretta. Difficilmente uno che ha un'attività di somministrazione di alimenti e bevande rischia sospensioni della licenza oppure multe salate che vanno da 500 a 2500 euro perché dà da bere a un minore oppure perché dà da bere a un qualsiasi che è in stato di ubriachezza.
Quindi diciamo che noi in tutti i settori riusciamo a tutelare anche quello che è il consumo dell'alcol e poi ci mettiamo sia la faccia che poi le proprie licenze, quindi diciamo che siamo un punto, è un presidio molto importante per combattere l'abuso di alcol. Poi sai, quello che viene fuori dalle nostre attività non possiamo essere responsabili. Professore, ce lo faccia dire, l'Istituto Alberghiero in questo caso, quando si tratta di parlare di bere responsabilmente, assume un doppio ruolo. Uno, perché deve educare i giovani in questa direzione. Due, perché gli stessi giovani che escono dall'Istituto Alberghiero molto probabilmente un domani saranno a loro volta degli educatori. Sì, esattamente quello che ha sottolineato lei perfettamente rispetto a tutto questo progetto che è stato fatto con i nostri alunni dall'Istituto Santa Marta, perché innanzitutto tutto questo progetto è partito da loro con la domanda: ci si può divertire durante fine settimana senza bere direttamente l'alcol? E da questo progetto è stato creato un cocktail analcolico che sottolinea anche il fatto che si può bere bene e anche senza l'alcol, perciò si può anche in quel momento non rischiare né vita altrui né meno propria. A proposito di questo cocktail, professore, ce lo farete assaggiare dopo? Assolutamente sì, dopo l'incontro ci sono già i nostri alunni che lo prepareranno insieme con il professor Del Cipolla, che è direttamente responsabile anche lui di questo progetto. Otto Lorenzi, da un esperto come lei, enologo conosciuto a livello nazionale, ma esiste davvero la possibilità di bere in maniera responsabile prendendo il meglio di quello che le bevande alcoliche danno? Sicuramente sì. Sì, noi spieghiamo sempre che bisogna bere consapevole. Di solito si dice si beve poco ma si beve bene. Si fanno i corsi, io ancora sono docente della Fondazione Sommelier Bibenda e quindi facciamo i corsi. Quando facciamo i corsi spieghiamo proprio questo e diamo anche la facoltà di sentire due o tre vini. Normalmente la gente mi chiede anche: ma cambiare vini fa male? Non fa male cambiare vini, fa male la quantità di vino. E quindi quello che però bisogna capire subito e immediatamente è che il vino non è una bevanda, ci si disseta diversamente. Il vino è un alimento liquido che si sposa a un alimento solido, questo noi spieghiamo, e quindi ne serve poco per fare un giusto abbinamento. Quando mi dicono, dice, ma qual è il vino più buono che per te? Non esiste il vino più buono, dipende da quello che stai mangiando. Prima senti la preparazione e poi senti il vino. Ecco, questo serve per sentire anche due o tre vini. Non di più, non farei più di quattro vini, anche nelle occasioni più importanti, siamo vicini alle feste, non facciamo incetta di vini e anche di superalcolici. 3-4 vini sono sufficienti per una grande cena e una cena anche natalizia o del fine dell'anno. Quindi ascoltiamo davvero i consigli di Otto Lorenzi. Grazie. Grazie, grazie a voi. Il questore di Pesaro ha tratto le conclusioni di questo interessantissimo convegno. Questore, lei ha posto delle attenzioni davvero importanti. Qui è il sistema che deve contribuire a far sì che la problematica relativa al bere responsabile sia veramente affrontata. Mi sembra evidente, io non mi sono limitato a stare sulla scia di quelli che mi hanno preceduto. È evidente che un fatto sociale, un fatto di costume così profondo, così antico, non può essere gestito con in chiave puramente repressiva. Ah, siamo bravissimi a fare repressione, però non sposta di un millimetro la faccenda. Secondo me un atteggiamento concertativo tra tutte le componenti che sono imprenditoriali, che sono istituzionali, su un tema specifico va fatto. Significa che mettersi al tavolino significa fare patti da gentiluomini e poi rispettarli, quindi mi riferisco al rumore, agli elementi di degrado, all'erogazione e alla somministrazione di bevande alcoliche. Tutto questo non può essere lasciato al singolo operatore o una categoria che viene fatta ballare sul filo, bisogna ragionare tutti quanti insieme.